chiude con una sconfitta la stagione al Mazza e il rischio play-out non è scongiurato. Il Real Marcianise passa per 3-1 e si guadagna invece la salvezza. Campani in vantaggio al 12esimo. La punizione di Tomi riceve la deviazione determinante di tacco destro di Schiavone. 3 minuti dopo Bazzani accarezza la palla. Al 21esimo azione di gruppo e Ferraresi al pareggio. Bedin, Cipriani, Schiavon e tiro vincente di Rossi. Gli uomini di Notari Stefano giocano per vincere, i 3 punti potrebbero addirittura riaprire la corsa per la promozione, ma finiscono per favorire il veloce contropiede del Real. Nella ripresa, voluto o meno, all'8° gol capolavoro di Pozziello, la palla si insacca davanti a sguardi incredibili. Micidiale 1-2 dopo 90 secondi, D'Ambrosio infila per la 3ª volta Capecchi. Spal ora a 3 punte, Cipriani al tiro ma senza potenza. Al 19esimo è sempre suo però il controllo a centroarea e il gol che riapre le speranze. Ma il Marcianise c'è e non si arrende, il tiro è di Romano. 30esimo Spal vicinissima al pareggio, Quintavalla centra portiere in uscita e Marongiu non inquadra la porta. 35esimo fuori Pozziello per doppia ammonizione, ma l'assalto finale non dà risultati. 37esimo discusso fuori gioco di Cipriani e 2 minuti dopo ancora proteste per un tiro di Ghetti che incoccia a mano più che sospetta. È arrivato questo punto, dispiace, ma per forza di cose non possiamo andare a perdere a Foggia, ecco tutto qua. Bisogna sicuramente fare il risultato.